Ciao a tutti, io sono Claudio e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi vi presento il primo della classe tra lettori audio. Ma ora, visto che le cose che devo mostrarvi sono molte, non perdiamoci in chiacchiere e seguite attentamente il tutorial e le mie indicazioni. Potrei dimenticarmi qualcosa perché le cose da mostrarvi sono molte. Questo lettore è una scatola piena di cioccolatine e di sorprese, ma è talmente facile da usare che le scoprirete da soli semplicemente usandolo. Allora, in questo file si trova l'eseguibile del programma e le istruzioni per installare nuovi temi, effetti grafici, eccetera, 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 eccetera. Le indicazioni potrebbero variare a seconda del tema che state usando. Link download dei nuovi temi in descrizione. Allora, questo è un file compresso, avete bisogno di un programma tipo WinRAR o simili per decomprimere. Tasto destro, estrai qui. Questo è il file eseguibile. Allora, iniziamo l'installazione, quindi doppio clic sul file eseguibile. Allora, italiano, ok. Poi cliccate qua in basso su avanti, poi fleggate accetto i termini dell'accordo, ancora avanti, qua lasciate tutto così e cliccate su avanti, qua lasciate tutto così e cliccate su installa. Ora impostiamo IMP come programma predefinito. Allora, lettore musicale, c'è FUBAR, ci cliccate su, poi cliccate su IMP, eccolo qua, lettore musicale IMP, è il lettore predefinito. Ora togliamo un attimo il segno di spunta e clicchiamo su fine. Bene, allora, installazione completata con successo del programma e questo è l'icona per aprirlo. Ora, in questa cartella ho messo un po' di musica non coperta da copyright, quindi posso farvela ascoltare. Bene, questa è l'icona del programma IMP. Questo è un brano di musica non coperta da copyright che possiamo aprire cliccando due volte oppure col tasto destro del mouse andiamo su apri con IMP. Questo è il volume. Questo è l'equalizzatore. Attivate l'equalizzatore da qui. Questi sono i toni bassi. E questi sono i toni alti. Come sentite il suono è molto più pieno. Allora, da qua facciamo reimposta predefiniti. Si riazzera tutto. E qua trovate anche altri effetti audio, l'eco, riverbero, flanger, il coro, bassi, eccetera, eccetera. Potete divertirvi a provarli tutti. Qua trovate il volume, la miscelazione consente di non lasciare spazio tra una canzone e l'altra. Ora, per eliminare il brano dal programma bisogna cliccare sul brano, tasto destro del mouse, rimuovi, e mi raccomando non cliccate su elimina il brano dal computer o elimina dal computer il brano in riproduzione, altrimenti ve li cancella del tutto. Dovete invece cliccare su rimuovi tutto. Ora, anche se si continua a sentire, non fa niente. Possiamo chiudere il programma e quando lo riapriremo non lo troveremo più. Ora, in questa cartella ho messo qualche brano di musica non coperta da copyright e vi faccio vedere che la riproduce tutta dalla finestra di dialogo del mouse. Allora, clicchiamo su IMP, poi su riproduci. E qui troviamo la playlist. Con
questo tasto andiamo avanti. Ok, qua abbiamo riordino casuale, i random o la ripetizione casuale, come volete. Qua arriva del brano, questo è sempre l'equalizzatore, e qui abbiamo le visualizzazioni, abbiamo questi effetti grafici, abbiamo i woomiter bianchi o i woomiter scuri. Da questa icona possiamo mettere a schermo intero e goderci la nostra musica. E qua possiamo chiudere. Poi qua dal più potete aggiungere, insomma ci sono 10.000 cose, divertitevi un po' a cercarle. Allora, gli effetti audio li abbiamo già visti, utilità, puoi editare delle etichette e convertire convertitore audio. Poi qui possiamo aggiungere dei plugin e dei temi, e tra un po' vi faccio vedere come si fa. Allora, qua per togliere tutti i brani facciamo lo stesso, andiamo su rimuovi e poi rimuovi tutto, e possiamo chiudere. Ora, per fare una conversione, selezioniamo la cartella con i brani, con gli MP3, poi andiamo su IMP e qua in basso converti in altro formato. Allora, ce li ha caricati, togliamolo un po', così facciamo prima. Allora, formato FLAC, comunque abbiamo FLAC, MP3, WAV, facciamo FLAC. Poi facciamo salva conversione in, per cambiare la cartella di destinazione. Quindi mettete il segno di spunta qui, poi cliccate sui tre pallini e cercate la cartella che preferite. Se volete li potete mettere anche sul desktop. Allora, la cartella download si trova qui, la evidenziate e poi cliccate su OK e rimane download. FLAC l'abbiamo messo, facciamo avvio. Ok, qua chiudiamo, andiamo nella cartella download che io ho sullo schermo, anche se si trova da un'altra parte, e troviamo questi brani. Ecco, qua se leggete c'è scritto FLAC. Rimuovi tutto e chiudiamo. Tasto cance. Ok, cancellati. Ora prendiamo il link per andare nella pagina dei download dei temi e dei componenti aggiuntivi. Aprire il collegamento, sì. E qua possiamo trovare i temi, le icone, plugin ed altre cose, anche per le vecchie versioni, eccetera, eccetera. Allora, io devo andare nella terza pagina, voglio farvi vedere quello trasparente. Scendiamo giù, questo è quello trasparente. Clicchiamo su download. WinPlay Glass, questo lo troveremo nella cartella download. Qui possiamo anche chiudere, apriamo il programma, andiamo sul menu principale, più in fondo andiamo su temi, poi facciamo installa. Questa è la cartella download dove vanno a finire i nuovi temi quando li scaricate. Selezionate WinPlay Glass e poi cliccate su apri.
eccolo qua. Poi cliccate su applica e poi su ok. Ed eccolo qua, completamente trasparente. Allora, prendiamo la canzone di prima, doppio clic, possiamo chiudere così si vede lo sfondo, si vede che è trasparente. Ok, allora, questo è il volume, poi da qualche parte abbiamo un equalizzatore, anche qua ci sono le visualizzazioni che potete cambiare con queste frecce. Allora, equalizzatore, eccolo qui. Un po' complicato perché è trasparente, non vedo niente. Allora, per attivarlo mettete il segno di spunta qua e appare la scritta equalizzatore on. Sentite come aumentano i bassi. Ora mettiamo anche gli alti. Vabbè, ognuno lo equalizza come preferisce. Questa è la barra del brano, si vede l'avanzamento del brano e poi ci sono le solite icone. Qua in alto a sinistra abbiamo il menu principale. Ora, se andiamo su temi, questa non me l'ho fatta vedere, era un tema di default, quindi facciamo applica, e ok, questo non ci serve per adesso, non ci sono playlist, e qui come vedete l'equalizzatore si trova nella stessa posizione di prima. Se volete da qui fate on off, qua lo potete chiudere e qua lo riaprite. Menu principale lo abbiamo qui. E anche qua facciamo rimuovi tutto. Ora torniamo alla pagina dei download e cerchiamo dei plugins. Scendiamo in basso, prendiamo ad esempio questo, andiamo qui e facciamo, clicchiamo su download. Allora, questo ricordatevi si chiama Starwave Zip. Ha finito di scaricarlo. Riapriamo il programma, andiamo sul menu principale e poi su plugin, poi andiamo su qua, su installa, eccolo qua, Starwave, lo selezioniamo e poi clicchiamo su apri, eccolo qua, Starwave, mettiamo il segno di spunta e poi ok. Ora andiamo a riprodurre la canzone di prima. L'icona delle visualizzazioni, eccola qua. Successiva, successiva. E questa è quella nuova. Ora andiamo a questo riquadro.
tasto destro tutto schermo. Questo è uno dei tanti plugin che avete a disposizione. Allora, rimuovi tutto e possiamo chiudere. Qua possiamo chiudere. Allora ragazzi, spero di avervi detto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto sia stato utile. Vi ricordo che nel mio canale consiglio solo programmi gratuiti, senza trovare brutte sorprese una volta installati. Inoltre trovate più di 230 effetti sonori, musica italiana, internazionale e tutorial vari. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial e se vi è stato utile. Se avete dei dubbi, domande o curiosità, non esitate a scrivermi nei commenti. Rispondo a tutti in tutte le lingue. Per Video Clip 2, da Claudio è tutto, hola!